Presidente, si aggiusti il ciuffo. Giovanni, sii buono, per favore, eh? Me li sono fatti da soli i capelli. Basta, eh? Basta. Allora, La Casa di Papel, quarta stagione, credo, seconda parte. E io dico, cioè, questo video non l'ho preparato, non ho scritto niente, perché se loro se ne sbattono le palle di scrivere una sceneggiatura decente, perché io dovrei mai scrivere un video decente in merito a questo? Non vedo il motivo, quindi un video a caso. Così, adesso entreranno le cervezas, entreranno le paellas, sì, tutto quanto, perché la logica, signore, la logica, questa stagione, proprio la logica la prende e la butta nel cestino, non gliene sbatte assolutamente il cazzo. Ma poi io dico, no, se fai la prima stagione che comunque sia, cioè un professore che viaggia con i suoi ideali, viaggia con delle logiche appunto che fanno di... Vabbè, è un po' estremista questa cosa. Potrebbe essere una cazzata, però comunque sia, molte cose te le spiega, te le rende plausibili. Qui proprio, qui, questa stagione intera proprio, nasce da una stronzata, ovvero fare il colpo per salvare Rio, che... Ma io ti dico no, ma se sei uno sceneggiatore normale, con delle idee normali, che... Fun possono funzionare comunque, non è che dici, sai, fai una cosa normale e non funziona un cazzo. Funzionano. Perché mai devi fare un colpo per salvare uno quando potresti trovarlo e andarla a salvare dalla sua prigionia? Questo mi sembra un plot un attimo più intelligente, ok? Un pochino più intelligente invece che fare un colpo che mi sembra proprio una cazzata. Però vabbè, vabbè. Poi soprattutto i personaggi sono veramente stupidi. Cioè, come fai? Come fai? Cioè, togli il personaggio più odioso della terra. Nairobi, che ha finito il suo ciclo. Sti cazzi dei Nairobi. Non mi frega un cazzo dei Nairobi. Come non mi frega un cazzo di tutti gli altri. Io già l'ho detto negli altri video. L'ho detto negli altri video. Sì. A me di questi non me ne frega un cazzo. Io spero che perdano perché non hanno assolutamente nessun diritto per fare sta cosa. Vaffanculo. Non me ne frega un cazzo che vai là e rubi le cose. Non voglio che vinci te. Non voglio. Cioè, spero che nelle ultime stagioni almeno riescano a rendere questi, che per adesso sono i protagonisti, sono i buoni, tra virgolette, dei pezzi di merda. E ci fanno vedere per quello che so, tipo Romanzo Criminale, che nella prima stagione dice, ah vabbè, sono cattivi, però comunque sono fighi. E quindi invece nella seconda stagione diventano delle merde. E tu dici, porca miseria, affanculo, dovete morire. Che la giustizia deve trionfare qua. Purtroppo non credo che nelle stagioni successive questa serie si riprenderà, perché da come è finita questa, che spoiler, c'è l'ispettrice Zulema de Vis-a-Vis, che non mi ricordo adesso il nome, però mi piace un casino quell'attrice. C'è lei che va dentro al capannone del professore e ci mette tipo la bellezza di un giorno per trovarlo, un giorno. Che cosa fantastica. Niente, va là dentro e gli dice, au, mo, che cazzo fai? Che cazzo vuoi fare? Ma se so aggiunte altre 6 stagioni, cioè quante ne devono fare ancora? Altre 2 tipo sono state confermate. Che cosa vuoi che succeda? Che cosa potrebbe succedere? Oh mio Dio, fammi entrare nel piano. Va bene, faccio entrare nel piano. E anche lei diventa una del piano. Fantastico. Anche perché vedendo il personaggio che è schizzato, vedendo il personaggio che non ha assolutamente chance di ritornare nella giustizia, cosa cazzo gliene frega a lei di prendere il professore? Anche se alla fine prendere il professore magari recupera tutti i danni che ha fatto, ma comunque sia, sicuramente non gliene frega un cazzo, preferisce prendere milioni dal professore che i 1200 euro che gli danno alla Guardia Nazionale. Poi c'è anche il superuomo lì, che, cioè, oddio, la guardia dentro la banca è qualcosa di... boh, cioè non muore mai. Io non so che armamentari c'hanno là dentro, voglio dire, c'hai un giacchetto antiproiettile, se te sparano in 200 con i mitra, li senti, a una certa, non te spareranno più sul giacchetto e mori, perché alla fine se te trivellano mori. Anche perché se prendi una bomba da dietro alle spalle, mori. Ma lui non muore, lui non muore. Lui ha deciso di non morire e non muore. Almeno una persona coerente. Oltre al fatto di essere odioso in una maniera allucinante, seppur comunque sia, lui è quello che sta nel giusto, perché è la guardia là dentro
e deve mandare a fanculo i ladri. Cioè, boh, cioè, sembra la persona più cattiva dell'universo, ma in realtà, se ci fosse una situazione del genere, ma magari ci fosse uno psicopatico del genere che comunque ha una morale. Beh, boh. Poi quando ho deciso di non morire anche Rio e Denver, perché cioè se te buttano una bomba dentro l'ascensore, anche se tu ci metti il caschetto, se ci metti... cioè, è un ascensore. È un ascensore. Quando gli ascensori esplodono con una bomba anche sotto, cioè, voglio dire, succede qualcosa, no? Se romperà l'ascensore, cadrà giù. Esploderete voi, sono comunque 0 metri quadri. Non lo so, non ho mai provato a buttare una bomba dentro l'ascensore, quindi probabilmente parlo così a caso. Probabilmente anche loro parlano a caso. E il fatto delle paella, a me sto fatto delle paella e delle cervezas che gliele portano così, mentre stanno a fare una rapina, mi fa triggerà. Perché questi vengono con queste bacinelle giganti di paella? Ma che cazzo stanno a fare? Oh, stanno a fare la rapina, ma non gli puoi portare la paella. Ma qualcosa di... Ma che cazzo? Ma portagli un panino, una paella, ma ci vuole del tempo per farla. Boh, è particolare, molto. Vabbè, adesso io non voglio trovare la logica in tutte le cose per questa serie, perché comunque sia, abbiamo capito che ormai l'andazzo è diventare un'assoluta cagata come Fast and Furious. Però, voglio dire, ancora c'è qualcosa in questa serie, ancora c'ha la capacità di intrattenere, ancora c'è la capacità di farci vedere tutta questa fottuta stagione di un fiato, perché alla fine ci ho messo veramente poco a vederla, anche perché non ho preso appunti, quindi è stato qualcosa di bellissimo non prendere appunti per questa merda, perché sennò non avrei finito mai di prendere appunti, mai, ok? Quelli che fanno i muretti in 2 secondi, c'è sta le paella, c'è sta Murillo che cioè, pare intelligente, adesso è diventata Murillo, qualcosa di fantastico. E niente, tutto calcolato comunque, piano Parigi, tutto calcolato. Frega un cazzo, boh, io non so. Personaggio preferito della stagione? Berlino sempre? No, non si può di Berlino sempre. Io vi direi Palermo, ma perché guarda, stiamo proprio a fargli i favori, perché Denver fa schifo, quindi non posso dirlo. Rio, beh, qualcosa di orribile. Tokyo, stupida. Nairobi, sti cazzi. Helsinki. Perché è un personaggio, Helsinki. Che professore? Professore, vabbè, io non lo sopporto, professore. Ve lo dirò sinceramente, non lo sopporto, professore. Perché c'ha sempre sti piani incredibili, ma che se fossero messi nella vita reale sarebbero delle puttanate allucinanti. Quindi, no, professore, vaffanculo. E niente ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi di questo film. Io ho fatto questo video giusto così perché almeno ci rivediamo, no? Ci rivediamo, guardate che bei capelli, guardate. Eh sì, faccio il parrucchiere nel tempo libero. Seguitemi su Instagram, seguitemi su... No, iscrivetevi al canale, mettete like, mettete quello che vi pare. Intanto io adesso vado a vedere i miei Harry Potter, mi raccomando, guardate. Guardate quanto è bello. Guardate il video di Harry Potter. Guardate il video di Harry Potter, che adesso arrivano anche gli altri. Con molta calma, perché sono video molto lunghi, ma arriveranno. Ciao. La polizia che ci lasciava 8 paeie, 14 filoni di pane e 2 casse di vino alla porta. Sembrava l'inizio di una festa. Cazzo, che profumo, amico.